Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La regione Campania è strapiena di mezzi pubblici inutilizzati che sono nei magazzini a marcire. La regione Campania è la seconda regione di questo paese per numero di mezzi in capo agli enti pubblici, alle auto blu, i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco, in più dei quali inutilizzati e fermi nei depositi, come non pochi video ci documentano, e per chi non li ha visti basta che vada su internet o su YouTube, li recupera immediatamente e può averne visione immediata. Quindi noi diciamo semplicemente che prima di acquistare nuovi mezzi, soprattutto in un momento di crisi economica, di difficoltà, in cui dovremmo cercare di limitare la spesa pubblica, noi diciamo semplicemente che prima di comprare nuovi mezzi si utilizzino quelli che già ci sono e che magari sono nei depositi a marcire, e in un momento di crisi economica questo, oltre che di elementare buon senso, è anche eticamente e moralmente fondamentale, ineccepibile. Sono stufo personalmente di sentirmi dire che ci sono problemi burocratici. Si prenda il tempo, semmai, per fare una riformulazione che li superi. L'abbiamo sentito troppe volte. In questo momento, nella quale non troviamo risorse per casi, e concludo, drammatici di emergenza sociale, diciamo che non possiamo ottimizzare l'utilizzo delle risorse già a disposizione. È inaccettabile. Qualche anno fa abbiamo dovuto fare un piacere alla stazione dei carabinieri e come comune comprare un'auto ai carabinieri perché potessero girare per il nostro comune. E diventa veramente difficile per un amministratore del nord vedere che sempre in queste regioni ci sono questi sprechi. Come potete chiedere sempre sacrifici da una parte per poi sprecarli da un'altra? Grazie. Io spero almeno che, se si devono comprare altri mezzi, non siano di una nota marca americana che si è fusa magari da qualche giorno con una italiana. Già abbiamo sollevato più di una volta la problematica dei depositi militari che sono pieni di mezzi che potrebbero essere utilizzati per la protezione civile, un vestiario, che vengono mandati al macero dopo qualche anno perché non sono più a norma, o diciamo sono troppo vecchi anche se in perfette condizioni. Non si può sempre sentirci dire non si può, vorremmo tanto ma non si può. È inaccettabile, perché altrimenti che senso ha questo Parlamento se ogni cosa non la può fare? Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.